Buonasera, un saluto innanzitutto alla famiglia di Beniamino Andreatta, a tutti i suoi amici, a tutti i suoi concittadini bolognesi, un saluto naturalmente al sindaco e al vescovo Don Matteo che era il mio vescovo della mia parrocchia e che vi abbiamo prestato per poco qui a Bologna, e un saluto naturalmente a tutti coloro che sono qui. Permettetemi di dare un saluto molto particolare soprattutto ai più giovani che sono qui e che sono i giovani della scuola di politiche che abbiamo intitolato ad Andreatta, all'AREL. L'AREL oggi è presieduta da Francesco Merloni, che mi chiede di salutare anche a nome suo, che non ha potuto essere qui con noi. I tanti ragazzi che sono qui, 100 ragazzi, che non hanno conosciuto Andreatta, ma il suo nome stanno facendo un bellissimo percorso di approfondimento della politica e, come diceva sempre Andreatta, delle politiche. In fondo era questa la distinzione, la definizione che ha sempre voluto fare, che rappresenta anche per noi qui un punto di riferimento essenziale. Abbiamo voluto insieme a Maria Antonietta Colimberti deviare rispetto alla normale attività che all'area abbiamo in questi anni voluto intraprendere di mantenere viva la riflessione su Andreatta. L'abbiamo fatto fino adesso sul terreno economico, le grandi scelte, le grandi riforme, i grandi cambiamenti che portano hanno portato il suo nome. Mario Draghi è stato protagonista di uno dei momenti di approfondimento che facevamo qualche tempo fa su questo. Abbiamo voluto, dicevo, deviare perché abbiamo pensato che fosse il tempo di una riflessione, di riprendere il filo della riflessione su Andreatta politico, perché Andreatta è stato un gran politico, non è stato soltanto un grande economista, è stato un gran politico con la P maiuscola, e le sue lezioni in politica sono lezioni che vale la pena, valsero la pena, soprattutto per noi che le abbiamo vissute, che le abbiamo sperimentate, che ne abbiamo tratto linfa, vita, semi quotidiani di riflessione, metterle insieme in un elenco ragionato, da qui questo numero speciale della rivista Arel di Andreatta, e voglio citare anche Ferrante Berattoni, mio predecessore a segretario generale dell'Arel, che insieme a Andreatta portò avanti e fece nascere la rivista dell'Arel. Questo numero Andreatta politico. Andreatta politico con tutte le idee. E le idee che in fondo oggi siamo qui a riflettere su queste idee, perché sono idee che sono di un'attualità straordinaria. Ritrovando il filo di tutti quei discorsi, abbiamo sentito qui alcuni passaggi, fanno venire i brividi, ci ricordiamo molte di quelle immagini, ma lì dentro ci sono una serie di indicazioni che con Maria Antonietta abbiamo voluto mettere in fila. Io provo a sintetizzare 7 spunti, sono le 7 lezioni che io tratto con maggiore forza e gli offro alla riflessione di Romano, e siamo tutti molto contenti che abbia accettato di essere qui. Questa è anche la prima Andreatta Lecture, perché è la nostra avventura di questa scuola di politiche per i 100 ragazzi che ogni anno insieme a Pascal Lamy e a Emma Bonino abbiamo deciso di selezionare e ai quali offrire gratuitamente questo percorso tra Roma e Bruxelles. Abbiamo deciso ogni anno di fare a Bologna una Andreatta Lecture su un tema caro all'Andreatta. Aggiungo anche che oggi non è una data a caso, oggi è una data in cui ci sono tanti, tanti riferimenti insieme, perché oggi è la giornata dell'Europa, la si chiamava un tempo romano la festa dell'Europa, adesso il tempo ci sia poco da festeggiare purtroppo. Perché romano San Schumann. Ecco, è oggi il giorno in cui a Parigi Robert Schuman lanciò, concordando con i francesi, con i tedeschi, il disegno sull'Europa unita. Ma oggi ovviamente è anche il giorno del ritrovamento del cadavere di Moro, Moro per la vita di Andreatta, per la sua vicenda politica è stato tanto come lo è stato per il nostro paese, quindi oggi non è un giorno casuale e credo che Romano sia la persona giusta per cominciare questo percorso, questa prima Andreatta Lecture qui a Bologna. E quindi offro queste 7 brevi riflessioni che sono gli spunti che
andando proprio al succo del succo del succo delle cose che rimangono ancora di più di tutto quello che trovate in questo libro, probabilmente sono le cose che ci dicono di più sull'oggi, perché è impressionante. Io ogni volta che rileggo, riguardo, ripenso ai tanti momenti vissuti insieme con lui, ripenso alla incredibile attualità di tutto ciò. Non c'è nulla di tutto ciò che è legato a storie antiche, tutto legato a una impressionante capacità di parlarci con l'oggi, che non vuol dire, questo lo dico per evitare qualunque fraintendimento che vogliamo mettere in bocca ad Andreatta cose che lui direbbe oggi sui fatti di oggi, perché i fatti di oggi non li sta vivendo, quindi sarebbe sbagliato trascinare tutto questo in questo modo. Ma le cose che diceva allora hanno una straordinaria prevergenza, è impressionante. La prima, che a mio avviso ci interroga moltissimo oggi, mi veniva in mente stamattina lasciando Parigi, c'è uno dei settimanali francesi ci ha fatto la copertina sul moi je, in francese moi je sono le due modi per dire io, ed è tutta una polemica attorno alla ipertrofia dell'io, tutto io, in Francia questo moi je che è il raddoppio dell'io, tutto attorno all'io. E se c'è una cosa che io penso non aver mai sentito dire da Andreatta è stata proprio la parola io. Sfuggiva sempre a un approccio egocentrico e personale alle cose, e questo ragionamento che a noi è passato e che oggi secondo me è quanto mai importante, questa idea che la vita è un ciclo ed è un ciclo di generazioni e che la politica è la vita e quindi la politica è un ciclo di generazioni. Ed è bellissimo vedere questa sala, che è una sala in cui sono insieme probabilmente 6 generazioni forse, dai più giovani che hanno 18 anni, 19 anni, diciamo ai meno under 21, e sono generazioni che si tengono per mano e si rispettano stando qui, perché sono generazioni che apprendono l'una dall'altra. In fondo il grande messaggio di Andreatta è sempre stato questo: generazioni che si passano il testimone, perché la vita è un ciclo di generazioni che si tendono la mano, si passano il testimone, con l'idea che la politica è noi. La politica non è il moi je, la politica non è l'io, la politica non è questo ipertrofia dell'ego che finisce poi per far perdere l'idea di che cosa. In fondo, se abbiamo chiesto a Romano di essere qui è perché Romano è stato uno di coloro che ha insegnato a tutti noi, perché l'ha applicato, l'idea del grande progetto collettivo, non del grande progetto personale, del grande progetto collettivo. E credo che questo sì che sia una delle cose che oggi, di cui oggi c'è un grande bisogno, non soltanto nel nostro paese, se una federazione regionale francese fa una cosa così, l'idea che ci sia bisogno di un grande progetto collettivo, pacificatore, unificante, mobilitante, e l'idea appunto che la politica sia soprattutto questo, che non è incompatibile con la leadership. Quando io penso a persone come Prodi, e come Andreatta, penso a persone che la leadership è come se ce l'avevano, perché la leadership non si gioca su quante volte dici io, la leadership si gioca sul lungo tempo, su quanto le idee che tu professi diventano seme, e questo seme attecchisce, e questo seme, se siamo qui oggi, sono passati ormai molti anni da quando Andreatta si è lasciato, ancora di più da quando la sua voce si è spenta. Se siamo così in tanti a ragionare sulla qualità, non a ragionare sulla storia, credo che questo sia un segnale molto molto forte. Andreatta politico unisce la competenza con la forza intellettuale, con le evocazioni intellettuali. E questo è l'altro grande messaggio, l'altro grande segno che ci lasciava e che ci ha sempre lasciato. Cioè l'idea, secondo me è bella, fortissima, che c'è sempre il rischio di cadere da una parte nell'ipertecnicismo, oggi la tecnocrazia che viene tacciata come uno dei grandi mali del tempo che stiamo vivendo, dall'altra parte la iperastrazione, qui non ci si misura mai con le cose concrete. E in fondo invece quella generazione, mi è capitato di frequentare in questi ultimi tempi il rimando di quella generazione, straordinario nell'unire
i due registi, Jacques Delors, uno che ha fatto, che è riuscito a fare avanti l'idea europea non sulla base di un disegno astratto, ma sulla base di elementi molto concreti. Gli elementi concreti erano: facciamo l'Europa delle quattro libertà, diamo ai cittadini europei delle libertà in più e sulla base di questo costruiamo l'Europa. Un'idea quindi di mettere insieme la competenza, e appunto quel ragionamento di visione, perché la competenza da sola alla fine si perde, se non c'è la visione, se non c'è il sogno, tutto questo si perde. La terza grande lezione è stata questa apertura al mondo. Tutti noi che abbiamo conosciuto Andreatta sappiamo le provocazioni e le sfide che a ognuno di noi ha dato. Apertura al mondo che lui ha vissuto sulla sua vita, che non è mai stata rifiuto dell'Italia, che non è mai stata alternativa all'Italia, è sempre stata complementare. Andreatta è stato profondamente italiano. Se penso alle cinque città che hanno più di tutte segnato la sua vita, Trento, ma Cosenza, l'università di Arcavalcata che lui ha fondato negli anni 70, Padova, Bologna ovviamente, Padova l'università dove ha studiato, Bologna, la sua città di adozione nella quale ha fatto opposizione e opposizione dura, come raccontava e come racconta anche nel libro, e Roma, in cui poi ha proseguito la vita nelle istituzioni. Profondamente italiano, ma allo stesso tempo ha sempre saputo che l'Italia vive e vince se si apre il mondo. Se l'Italia si rinchiude in un provincialismo che finisce per non dare il meglio di sé, l'Italia non ce la fa. E questo suo lotta contro la chiusura, questa sua apertura, è sempre stato uno dei messaggi più forti, motivo per il quale anche appunto la scuola di politiche è molto giocata su questi temi. La quarta lezione è la straordinaria disponibilità agli altri, straordinaria. Penso che ognuno di noi che è qui, che l'ha conosciuto, può tirar fuori filiere di lunghi ricordi, di gesti di disponibilità, di generosità, soprattutto di attenzione all'ascolto, che era, finiva per essere sempre l'altra parte del problema, perché l'ascolto di Andreatta non era mai un ascolto banale. Diciamo che era sostanzialmente un esame ogni volta che Andreatta ti ascoltava, sapevi che stavi passando un esame, che non c'era una cosa che potevi dire fuori posto, perché veniva colta immediatamente, e però un ascolto che era l'ascolto di chi sapeva sempre indirizzarti sulla strada giusta, doveva sempre dirti qual era il punto sul quale lavorare. Il discorso sui giovani è un discorso impressionante, la forza che Andreatta ha lasciato, i segni rispetto a tante generazioni, ho citato che cosa c'è in questa sala per dire quanto tutto questo è importante. La quinta lezione è il senso della modernità, un senso della modernità che io trovo impressionante, attraversa tutti i capitoli, sia del libro, del volume che avete sotto mano. È una modernità che vuol dire tante cose, vuol dire modernità, non vuol dire surfare sulle onde del presente, vuol dire modernità, entrare nelle contraddizioni del presente, non vuol dire accettare tutto così come viene, vuol dire, e non vuol dire stare dietro le mode, è esattamente l'opposto, vuol dire entrare nelle contraddizioni e cercare soprattutto coerenza e linearità. No alle estemporaneità e messaggi molto forti, che messaggi che sembravano oggi, quando pensiamo alle battaglie di Andreatta sul debito pubblico, contro il debito pubblico del nostro paese, ci rendiamo conto di che cosa questo ha voluto dire, il fatto che non lo sia seguito fino in fondo, il fatto che oggi, ancora oggi, per il nostro paese il debito pubblico rimane probabilmente il problema più grosso, e soltanto in pochi anni della nostra storia recente il debito pubblico è sceso, anni nei quali sono state persone che hanno lavorato perché questo accadesse, non hanno di questo. Mi piace citare un altri due grandi amici di Andreatta, che erano Carlo Zerbiciante e Tommaso Padoa-Schioppa, non a caso due ministri dell'economia, delle finanze di quei tempi, di quei governi che hanno cercato di fare di tutto perché questo potesse avvenire. E modernità in termini anche di rigore morale,
modernità in termini di rigore morale. Quel messaggio molto forte che lui e che nelle stanze dell'area tutti noi abbiamo imparato, per il quale nessun giovane deve perdere di vista la necessità che il primo impegno deve essere quello di avere una professione. Poi c'è la politica, ma se non c'è la professione non sei libero, non sei libero semplicemente. Sei legato a mille contraddizioni, mille ricatti e non ce la fai. Non ce la fai ad essere libero, ad essere forte nelle tue battaglie. Messaggio forte, oggi ancora più forte. La sesta lezione mi è venuta in mente vedendo Monsignor Zuppi che entrava. E mi è venuta in mente una volta che accompagnai Andreatta, ministro degli esteri, un giovedì sera di Pasqua, prima di Pasqua, che cercava affannosamente in ritardo di andare alla messa del giovedì santo a Santa Maria in Trastevere e andava tardi, arrivò tardi, c'era Don Vincenzo che cercava, gli diceva ma la rifacciamo, ministro, e rifiutò la seconda messa fatta apposta per lui perché la sua idea di essere cattolici era questa idea di, la posso sintetizzare, è l'idea del cattolico della lettera di Ognetto, un'idea quindi molto molto esigente, complessa, molto moderna, molto forte, che ha vissuto con una separatezza impressionante, mai ha usato l'essere cattolico per chiedere il voto, mai ha usato l'essere, la sua fede per qualunque tipo di... L'ultima è la giornata di oggi, l'Europa. Settima lezione, la lascio appunto alla riflessione che Romano vorrà fare e lo ringraziamo ancora per il privilegio che ci dà oggi. Europa, l'Europa così in crisi oggi, così in difficoltà, l'Europa che ha voluto dire tanto, quell'Europa che per Andreatta è sempre stato un punto di riferimento e che ci ha insegnato a ognuno di noi a far sì che fosse un punto di riferimento. Quell'Europa di cui oggi in teoria si celebra la festa, ma c'è poco da festeggiare perché l'Europa rischia di perdersi, in parte si è già persa. L'Europa che non è l'Europa dei muri. Penso come avrebbe sofferto Andreatta se avesse vissuto questa cosa drammatica del muro del Brennero. Lui che era asburgico dentro, lui che era cresciuto con questa cultura asburgica, l'idea che il muro tra l'Austria e l'Italia al Brennero potesse diventare un fatto politico oggi, credo che sarebbe stata per lui una delle peggiori sofferenze. L'idea di una Europa che era invece proprio l'abbattimento dei muri, un'Europa sulla quale spendersi esattamente in questa direzione. Quindi generosità, sguardo lungo e scelte politiche anche incoscienti. Io mi ricordo minuto per minuto quella mattina, la sera prima della mattina del giorno della candelora del febbraio del 1995, penso che anche Romano se lo ricordi, quel giorno in cui Prodi scese su Roma, era un giorno in cui stava succedendo di tutto, e Andreatta colse al volo, capì che era il timing giusto, e mise insieme alcune persone nel suo ufficio alla Camera, alcune persone scelte non casualmente, e poi disse a Romano, ma perché non vieni a trovarci di mattina alla Camera? E lo sventurato rispose. e si avventurò dentro un'avventura che ha cambiato l'Italia, perché quella mattinata del 2 febbraio del 1995 ha cambiato l'Italia, ha fatto nascere un grande progetto collettivo di cui ancora parliamo oggi, non perché ci sia nostalgia, perché non siamo nostalgici, ma perché c'è voglia di progetti collettivi. L'Italia è un paese che necessita, di cui sentiamo tutto il bisogno, di progetti collettivi che mobilitino, non di altro. E credo che la bontà di una politica sul lungo respiro che fa sì che i segni si vedano e i giudizi si danno sul lungo periodo, non si danno immediatamente, perché i giudizi dati immediatamente alla fine ovviamente non sono quelli giusti. I giudizi si danno sul lungo respiro, questa è la politica che fa la storia, altrimenti la politica è cronaca e si riduce in polvere. Se siamo tutti qui è perché ci piace la politica.